Oggi si festeggia San Valerio. Auguri a tutti coloro che portano questo nome, un nome dal latino Valerius, forte, robusto, questo è il significato. Valerio è un nome molto comune nell'onomastica popolare. La fede e la carità sono il principio e il termine della vita, diceva Ignazio di Antiochia. E la fede è il principio, la carità è la pienezza. L'unione delle due è Dio stesso. Da queste derivano tutte le altre virtù che conducono alla perfezione. La fede e la carità vanno dunque insieme. Così la data odierna unisce due santi omonimi. Valerio, primo vescovo di Treviri, vissuto tra la fine del III secolo e gli inizi del IV secolo, e Valerio, vescovo di Ravenna, morto il 15 marzo dell'anno 810. In realtà sono una decina i santi con questo nome nel calendario cristiano. Più incerte sono invece le notizie sul vescovo di Treviri, che una ragionata cronologia colloca alla fine del III secolo. Tuttavia, un'altra leggenda, con l'evidente intenzione di attribuire alle chiese della Gallia e della Germania una patente di apostolicità, fa di Valerio un discepolo dell'apostolo Pietro, che l'avrebbe inviato appunto a Treviri in compagnia di Eucario e Materno. La leggenda parla anche di episodi miracolosi, di conversioni in massa avvenute per l'azione evangelizzatrice di San Valerio e persino del miracolo della risurrezione di Maderno operata da Valerio con un tocco del suo bastone ricevuto dal santo direttamente dal Papa. Eucario, che lo aveva preceduto nella tomba, lo avrebbe avvertito in sogno dell'imminenza della sua morte avvenuta proprio il 29 gennaio dell'anno 88, data da posticipare agli inizi del IV secolo, come si deduce dal catalogo episcopale della città di Treviri e da antiche iscrizioni epigrafiche. Le sue reliquie si conservano nella chiesa di San Mattia a Treviri in un sarcofago di tardo stile romanico. Valerio è sepolto insieme ad Eucario, tanto che la diocesi di Limburgo celebra la memoria di Valerio il giorno 11 settembre, ossia insieme ad Eucario e a Maderno. Nell'iconografia Valerio viene raffigurato in abito da vescovo con il libro e con il pastorale. Valerio è un santo che ha insegnato la fede e praticato la carità. Ha davvero compreso che l'autentico sviluppo della personalità, della nostra personalità, consiste nel perderla in qualche modo in Dio e nel morire a se stessi perché Dio davvero viva in noi. Per quanto invece riguarda Valerio, vescovo di Ravenna, si hanno pochissimi elementi che permettano di conoscere il suo profilo biografico. Abbiamo soltanto una lettera di Papa Leone III a Carlo Magno. Le altre fonti storiche in cui risulta che eresse la diocesi ravennate tra il 788 e l'810. Fu un pastore zelante non solo per il decoro delle splendide chiese della Romagna, ma anche per la salvaguardia dell'ortodossia, costantemente insidiata dalla eresia ariana. Nel XIII secolo l'arcivescovo Simeone ne trasferì le reliquie in cattedrale, concedendo una speciale indulgenza alla Basilica di Santa Apollinare in classe, e si afferma per riverenza verso il beato Valerio. Una data oggi che unisce nella festa due santi omonimi e che ha portato il popolo alla confusione con il vescovo appunto di Treviri. Noi oggi ricordiamo San Valerio pregando con le parole di Bruno Forte. Dio, Trinità Santa, da te viene la Chiesa, popolo pellegrino nel tempo,
chiamato a celebrare senza fine la lode della tua gloria. In te vive la Chiesa, icona dell'amore trinitario, comunione nel dialogo e nel servizio della carità. Verso di te tende la Chiesa, segno e strumento della tua opera di riconciliazione e di pace nella storia del mondo. Donaci di amare questa Chiesa come nostra madre e di volerla con tutta la passione del cuore, sposa bella del Cristo, senza macchia né ruga, una, santa, cattolica e apostolica, partecipe e trasparente, nel tempo degli uomini, della vita dell'eterno amore. Amen.